casa aperta tutto l'anno, nella quale voi potete trovare un punto di accoglienza, ma un punto anche dove raccontare le vostre storie, direi perfino le vostre storie private, perché la nostra idea è che il lavoro che ognuno di voi fa nella musica, nei servizi sociali, nella scuola, nei progetti per il turismo, per l'agricoltura, per quant'altro, in questa nostra visione questi lavori sono importanti, come sono importanti le nostre fragilità, le nostre paure, i nostri spaventi. La psicologia è una forma di attenzione ai luoghi, un'attenzione portata col corpo. Noi non siamo attenti in maniera intellettuale ai luoghi, cioè c'è un'attenzione ai luoghi proprio fisica. Per quanto mi riguarda è in corso sul mio corpo in questi giorni un esperimento, perché, nel senso che io sono qui da, sono arrivato molto stanco perché è stato molto complicato organizzare questo festival quest'anno, più degli anni passati, per una serie di motivi. Però chiaramente una volta che è cominciato ci sono state le fatiche dell'inizio, però lo trovo, come dire, in linea con quello che penso, con quello che faccio, cioè bisogna letteralmente mettere il proprio corpo sul piatto di questa storia, quasi ai limiti dello sfinimento. La cosa che vi chiedo di fare interventi brevi e di tenere presente appunto questa cosa, cioè di parlare di voi e di parlare di questa di questo tentativo che stiamo facendo, cioè di costruire una visione collettiva qui nel sud. Questo Parlamento, normalmente se va in un posto, si fa un convegno, si parla due o tre ore e si finisce. Questo Parlamento viene prima di altre cose e oggi pomeriggio, dopo il Parlamento, una serie di spettacoli, poi andremo alla parte musicale e poi andremo verso l'alba. Credo che non potremo mancare questa la prossima alba, il passaggio al cimitero di Aliano. Noi siamo qui anche perché questo è il paese di Carlo Levi, morto 40 anni fa e seppellito ad Aliano. Il libro di Carlo Levi lo stiamo leggendo, non so se riusciamo a leggerlo tutto, ma chi non l'ha letto io vi invito a leggerlo, perché al di là dei contenuti politici, è un libro bellissimo, di sorprendente bellezza. Ogni pagina di quel libro veramente uno scrigno di tesori, e quindi il festival serve anche a questo. Quando fra un mese qualcuno di voi apre quel libro, il festival sta continuando. Come abbiamo detto ieri Aldo Bonomi, c'è il problema del giorno dopo. Noi dobbiamo sfondare il giorno dopo, cioè dobbiamo aver cura dei fili che stiamo intrecciando in questi giorni, di lavorare ancora a questi fili per fare appunto un cesto, un oggetto, una casa, un luogo in cui proviamo veramente a cucire queste nostre fragilità, questi nostri entusiasmi. Vi prego di essere brevi perché possiamo fare anche più interventi. E vediamo anche di essere coraggiosi, di essere estremi, di essere radicali, di non fare interventi interlocutori, ma di esprimere l'ultima vertebra del vostro pensiero, l'ultima emozione più profonda che vi guida nella vita e in queste ore. Allora,